Allora, buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi è il primo di aprile, giorno di scherzi. Oggi è il primo di aprile e siamo io e un mio amico qua che siamo andati fino a Faicchio, più o meno, è una concessionaria di Italia Camper Sud. Faicchio, no? Telese. Telese, no Faicchio, Telese. Vabbè, comunque, provincia di Benevento, a vedere un camper. Motorhome, un vecchio Tabert Classic 660 beige, e niente, ora stiamo tornando, siamo in autostrada, che qui siamo ancora in campagna chiaramente. Stasera andiamo a Roma, ci fermiamo là in un locale, ci si sta tutta la notte, domani con calma torniamo in Toscana. E nulla, niente, siamo andati a vedere questo camper che sì, si vede che è datato, è un mezzo del 94, un motore 2005 turbo diesel vecchio, del vecchio Ducato. Per gli anni che ha si presenta abbastanza bene, ora con il prezzo ci siamo diciamo trovati. È che io devo fare prima due conti su, perché siccome è privo di tendalino, è privo di tendalino, non ha un pannello solare, a parte io quello ce l'ho a casa di questo mio amico che l'avevo sul Leica, il mio... Mi stai a cinematografare? No, non ti sto a cinematografare, stai buono. Dai cuccia, silenzio, taci, tomba, bestia, muto. E niente, c'ho questo pannello solare che avevo sul mio Leica, l'ho tolto, l'ho messo a casa di questo affare qua. Ma allora dillo, mi stai a cinematografare? Io ti faccio che mi pare. Ma anche no! Ma via! Ma perché? Ma tu sei una bestia! Sono una bestia! E niente, stavo dicendo, il pannello solare Black Solar da 115 watt l'ho a casa sua e casomai ora mio mi devo... Allora, per il prezzo di questo mezzo siamo abbastanza d'accordo, è su 14,9 e forse mi potrebbe andare anche bene. Io però devo fare due conti perché, ripeto, non c'ha il tendalino, cioè è privo di tendalino, ha da cambiare tutte e quattro le gomme, perché sono gomme vecchie del 2018, nel 2023 insomma sono gomme di 5 anni e non è che mi fidi più di tanto andarci a giro, perché è qualche mese l'hanno in concessionaria e poi le gomme vecchie, anche se hanno 5 anni, possono non sembrare vecchie, ma io non è che mi fido tanto andarci a giro, perché vuol dire sono gomme un po' indurite, poco ma sicuro, quindi ci serve cambiare anche le gomme o dare un'occhiatina alla frizione. Vabbè, quello ci penserebbe il concessionario, freni, tagliando, adesso ci pensa il concessionario, però io vorrei fare prima due conti per conto mio, insomma, per vedere dove vado a cascare con le spese, per non tanto per l'acquisto, scusate per tutto, ma se mangiamo dei maiali, non tanto. Maiale si è mangiato veramente bene al coso. Ristorante Il Sauro a Faicchio, credo, non mi ricordo. Il ristorante Il Sauro a Faicchio si mangia da Dio, che poi è vicino alla concessionaria, 2 chilometri. Ma a parte questo, che io ho da fare un po' di conti per affari miei, per vedere dove vado a cascare con le spese fra mettici il tendalino, mettici il pannello solare che ho a casa di questo animale qua. Oh, basta! No, ti ripigliate, mi pare! Sono una bestia! Basta. Che ha paura, è tipo dello zoo, dice, oh cazzo, ci ha fregato un animale, riportacelo! Ah, ecco. Probabilmente sì. E comunque niente, ho da fare due figli. Figlia l'acciaio. Livornese, mi prende la calappia cani. Ci vuole la calappia bestie più che la calappia cani. Comunque nulla, avrò da fare due conti un attimino. Ora lunedì passo da un tipo che conosco a Pistoia, che aggiusta, ripara, modifica camper, insomma un'officina di camper a Pistoia. Passo da lui, da Mario, e sento un po' come si va a cascare fra prezzi, fra gomme, tendalino e altre cosette varie. Che ne so, c'è da sistemare qualche oscurante, qualche zanzariera, e sento un po' dove si va a cascare. Che cazzo fai? Stringo, non ci si ammazza, non ti preoccupare. Tanto è una cosa, bisogna morire prima o poi, soprattutto te e prima te. Grazie. E niente, vabbè, ora noi stiamo procedendo tranquilli, andiamo a 110-120. Siamo sulla 1, siamo a 2 km da San Vittore, però San Vittore. Sì, già il nome, ma non è San Vittore la Galera, è un paese che si chiama San Vittore, a venire via da qua, che ci posso fare? E niente, no, volevo fare soltanto questo video, tanto per aggiornare un po', dato che avevo detto nel video precedente, cioè nell'ultimo che ho caricato,
di un paio di giorni fa che fino a sabato o forse anche lunedì prossimo non avrei fatto video, infatti così ho voluto soltanto fare questo proprio per, ecco, Lazio, Campania, ciao Campania, ecco, sono metato ora nel Lazio e niente, nulla, stavo dicendo, ho voluto fare questo video in questo momento, questi 5-6 minuti di video, se no proprio per aggiornare sulla visione, diciamo, del mezzo che abbiamo, del mezzo che siamo andati a vedere poco fa. E ora ripeto, e ci devo pensare un attimo, secondo le spese, secondo un po' di cose, altrimenti c'ho anche qualche altra cosa in vista che abbiamo già visto prima però non era andata a vederlo di persona e boh, non lo so, guarderò secondo quello che mi dirà Mario di Pistoia, di sto meccanico, che mi dirà guarda con le spese fra una cosa o un'altra, ora non ho elencato tutto perché sto guidando. E comunque, secondo me, mi dirà Mario, lo andrò a prendere, o altrimenti siamo rimasti d'accordo col concessionario, ho detto guarda, ci sentiamo lunedì e ti do una risposta. Non, ora come ora non ti posso dire se sarà una risposta positiva o negativa, nel senso che te lo prendo oppure no, però lunedì ci risentiamo col concessionario e vediamo un po' se tornerò giù a pigliarlo oppure no. Per ora è tutto, se vi sono piaciuti i miei video, ora questo magari fa un po' pena, ma comunque i precedenti, i futuri, anche per il coprotagonista che saluta un po', vai, abbaia, scodinzola, un po' sofà, sono seduto, giusto, si può scodinzolare da seduti, comunque, nulla, se ripeto, se vi sono piaciuti i miei video, magari questo, ripeto, non è un granché, comunque i precedenti, i futuri, iscrivetevi al mio canale, mettete un like, scrivete dei commenti, le volete scrivere, prese di culo, scrivetele pure, domande se avete da farle, fatele. Visto che sono camper, mettete una like. No, la like evitiamo, per l'amor di Dio. È bravo, è meglio se si tagga. Niente, per ora è tutto, ci vediamo ai prossimi video. Ciao!